2228 del deputato Dell'Ai concernente iniziativa di competenza con riguardo alla decisione dell'Austria di ripristinare i controlli al valico del Brennero. Il deputato Lorenzo Dell'Ai ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a un minuto. Prego. Grazie Presidente. L'interrogazione si riferisce a quello che noi riteniamo uno dei segni più preoccupanti di un rischio di declino dell'Unione Europea verso, speriamo di no, verso un deserto di solitudini impaurite. Ci riferiamo alla decisione austriaca di ripristinare i controlli al Brennero nelle forme anche immaginifiche che abbiamo visto recentemente sui giornali. Ciò ha provocato grande discussione in tutta Europa e anche grande allarme, in particolare nella regione Trentino-Alto Adige. Il governo ha già preso posizione, ma vorremmo sapere quali sono le iniziative che il governo intende ulteriormente intraprendere, sia nei confronti dell'Austria, sia in sede europea. Grazie, deputato Dell'Ai. Presidente Renzi, ha facoltà di rispondere. 3 minuti, prego. Signora Presidente, onorevoli parlamentari, onorevole interrogante, condivido totalmente le considerazioni che stanno alla base del suo quesito. Aggiungo, me lo permetterà l'onorevole Dell'Ai, in forma forse non diplomatica ma molto chiara, che ciò che abbiamo visto dall'altro lato del Brennero è assimilabile a puro esercizio di propaganda, come molto opportunamente ha voluto sottolineare il ministro degli esteri tedesco in una intervista qualche giorno fa, non soltanto quindi il nostro governo. Si tratta però di un'operazione pericolosa perché gioca con la paura e quando si gioca con la paura non è detto che il vincitore sia quello che rischia per primo. Giocare con la paura rischia paradossalmente di rendere più forti coloro che sono più bravi ad agitare i fantasmi e gli spettri del passato. Il Brennero è un simbolo. Negli ultimi 100 anni tante nostre connazionali e connazionali sono morti a quel confine. Il Brennero è diventato un simbolo di amicizia e di dialogo. Il Brennero è diventato un luogo di comunicazione sempre più forte e sempre più consolidato. La chiusura del Brennero è poco più che una provocazione che attiene al dibattito da campagna elettorale in corso in questo momento in Austria. Tuttavia, il nostro intendimento è stato quello di una collaborazione proficua con il governo austriaco a cui abbiamo evidenziato i rischi. Abbiamo sottolineato in sede europea che ove vi fossero degli elementi concreti ci attenderemmo immediatamente delle reazioni da parte dell'Unione Europea e, visto che il tempo della propaganda non è infinito, auspichiamo che l'Austria e con l'Austria tutti gli altri paesi europei accettino l'approccio e l'impostazione del Migration Compact che il nostro governo ha presentato e che la Commissione europea, a cominciare da Jean-Claude Juncker, ha immediatamente accettato rilanciandolo con un gesto che io credo sia di grande significato politico per le settimane che ci attendono. Grazie, Presidente Renzi. Ora ha facoltà di replica il deputato Dell'Ai. Prego. Grazie. Signor Presidente, la ringrazio per la risposta. Condividiamo totalmente la linea che lei ha rappresentato. Oltretutto è una propaganda anche sbagliata perché, come le elezioni austriache hanno dimostrato, ha portato a far sì che creare domanda di destra significa che poi la risposta non può che venire dalla destra. Condividiamo la linea che lei ha espresso. Anche per noi il Brennero è un simbolo. Simbolo anche dei rapporti con un'Austria che è quella che ci piace, l'Austria pluriculturale, l'Austria dell'appello imperiale ai miei popoli, che recentemente magistralmente ha evocato Claudio Magris, non certamente l'Austria che emerge in questi frangenti. Condividiamo la linea che lei ha espresso anche per quanto riguarda le varie iniziative in sede europea che il governo